come mi guardate capisco che non avete mai incontrato un vero duro. Io sono tremendo e affascinante, violento e geniale. E sono pericoloso. Fin da bambino si capiva che non ero come gli altri. Ero veramente terribile. La mamma dell'uomo nero diceva a suo figlio che se non mangiava la minestra, arrivavo io. A 6 anni saltavo sul lettone dei genitori senza farmi male. Mio padre è un fakiro. Ricordo una volta mi portarono in montagna in settimana bianca. Organizzarono una gara di pupazzi di neve. Vinsi io, naturalmente, strabiliando la giuria. Ne ho fatto uno di nebbia. Perché io sono vero duro. Odiavo i programmi per bambini. Bim bum bam, Heidi, Remi. Un giorno ho incontrato Pippi Calzelunghe. Da quel giorno la chiamano Pippi Nasorotto. Una volta a mare ho fatto un tuffo da così in alto che mi ha applaudito San Pietro. Gli altri bimbi in spiaggia portavano palette e secchiello. Io portavo Renzo Piano e 6 muratori bergamaschi. Ho un rapporto spericolato con la cultura. Una volta ho fatto tutta Galleria degli Uffizi. Affari spenti e contromano. Io ho pestato il piede a Munch. Questa arriva dopo comunque. Io ho incastrato Roger Rabbit. Io sono volato sul nido del cuculo. Io sono venuto a cena. Che fine ha fatto Baby Jane? Perché nessuno fa le cose bene come le faccio io. A parte Locatelli. Quando mi gratto vinco. Se canta Madonna corrono 50.000 persone. Se fischietto io arriva Madonna, la Madonna. Kevin Costner ballava con lupi. Io con 2 barboncini ho fatto un musical. Le mie trombe d'Eustachio sono diplomate al conservatorio. Il mio tunnel carpale passa sotto la Manica, unisce Francia e Gran Bretagna. Le mie persiane vengono direttamente da Teheran. La mia ombra è cinese. Sono talmente importante che quando parlo tra me e me mi do del lei. Le va bene questo? Sì, mi va bene. E ho anche una fronte di ferro. Solo una volta ho fatto i calcoli renali, però a mente. E io per diventare quello che sono diventato ho sudato una sola camicia, non 7 come voi, ed era anche d'Armani. A fine pranzo mi piace sbriciolare il dolce, ma soprattutto massacrare Cabana. Io posso toccare tutti i brand che voglio. Quando vado all'IKEA non compro nulla. Anche questa arriva dopo. Una volta ho fatto l'amore con una donna per 8 ore di seguito. È stato quando soffrivo di eiaculazione precoce. Ieri ho lanciato un boomerang così forte che è tornato indietro al 1917. Penso talmente velocemente che non mi pongo domande, mi do risposte, blu. Blu. Non so la domanda, ma so la risposta, che è quello che conta. Una sola volta ho visto in faccia uno che mi stava alla pari. Poi lo specchio si è rotto. Perché io sono un vero duro. Nel giardino di casa mia ho 2 leopardi. Li ho salvati io dal diluvio. Perché io adoro gli animali. Nella gabbia del mio criceto ho messo la ruota panoramica di Vienna. Il mio gatto ha una sola vita. Ha una sola coda. Ma sulla neve fatte al primo colpo. Ho inventato io il dromedario. Ho fatto passare il cammello per la crulla di un ago. Adesso tutti i ricchi mi ringraziano. Perché io faccio le cose in grande. Quando finisco di fare la doccia, esce l'arcobaleno. Il cane della mia pistola è un Doberman. Quando cado io, le stelle esprimono un desiderio. Una volta ho fatto un concerto con il mio palazzo. Sì, con, non dentro, con. Ho suonato tutti i piani e la tromba delle scale. Canto anche molto bene. Il mio cavallo di battaglia è Furia. Mi piace questa signora. È mia zia. Thank you.
ristorante, la cameriera mi ha servito male la carne, ho inventato una tagliata. Sì. Ah, potrei parlarvi della mia auto. Da quando ho comprato la macchina nuova, i piccioni della città si mettono il pannolone. La mia auto va talmente veloce che al posto dell'indicatore di direzione ha le frecce tricolore. Io non ho lasciato in sigari, ho il tedoforo a fianco a me con la fiamma olimpica. La mia ruota di scorta è armata. Non sono mai riusciti a farmi l'autovelox. Quando scatta la foto, io sono già sul divano e la macchina in garage. Ho un udito talmente fine che l'altra sera ho sentito i miei vicini fare l'amore. Facile, direte voi. I miei vicini sono in vacanza a Pechino. Tutti nel quartiere sanno che per me il riposo è sacro. Quando dormo io, i gatti in calore al massimo si mandano un SMS. Stasera sono un po' stanco. Sono in piedi dalle 7. Anche voi? Sì. Solo che dalle 7 del 22 febbraio 2001. Bell'anno 2001. Io oltre all'Odissea nello spazio ho fatto anche l'Iliade. Sono anche un genio. Ho aiutato molte persone a migliorare la propria situazione. Prima di conoscere me, nord, sud, est, ovest erano semplici punti sacerdoti. I servizi. Capoluogo di provincia. Giovanna d'Arco era solo marijuana, poi è diventata eroina. Volete dimezzare la criminalità nelle strade? Semplice. Raddoppiate le strade. Volete che l'ozono smetta di bucarsi, portatelo a San Patrignano. Io ho dato una grossa mano a liberare il mondo dall'eroina. Ho acceso il fuoco sotto Giovanna d'Arco. L'ultima cosa, e poi me ne vado. Ricordatevi che io sono talmente duro che a me nemmeno la carta igienica mi prende per il culo.